L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Eccolo, professore, buongiorno. Eccoci qua. Allora, dunque, qui succedono cose per quanto riguarda la procura di Bari, ancorché quella di Napoli, perché sono stati inviati gli ispettori. Che ne pensa lei? Era doveroso? Era doveroso. Non dovrebbero mandati, dovrebbero arrestarti subito. Ah, ecco. Se vuole l'arresto immediato. Woodcock è mille volte più colpevole di Papa, che tiene in galera, non perché vuole che dica di Berlusconi, ma perché è illecito, illegittimo tenere in galera uno per la P3 e la P4 inventata non da Papa ma da Woodcock, il quale è il vero criminale ed è quello che rovina una parte della magistratura con una serie di indagini per cui qualunque azienda viene indicata fallimentare e si mostra che è fallita se è governata da persone incompetenti. Nessuna parola è più offensiva e significativa del demerito di qualcuno di incompetente, professore incompetente, una commerciante incompetente, e invece un magistrato incompetente passa, già è incompetente di questo, farà altro, no, è incompetente, paghi, galera, alla galera reale per questa gente qui. D'altra parte, come lei ha visto, bastava andare alla Cassazione, che è Sgarbi, non so se avrà notato che stanno avviandosi a revocare la richiesta d'arresti per la Vitola. Sì. Guarda un po', chi le aveva detto che la Vitola era una specie di pupo senza peso? Lei. Allora, se, appunto, l'ho detto da sempre, se adesso, questo qua, giustamente è stato latitante, prima Berlusconi andava in Europa perché doveva sfuggire all'interrogatorio di una procura incompetente, l'altro doveva consegnarsi a dei giudici per fare la galera, che non doveva fare, per lui ha fatto bene a starsene all'estero, ha fatto bene Berlusconi di stare all'estero, quell'altro gliel'ho detto prima, tra l'altro pubblicando un'intercettazione illegittima, tutta una serie di cose illegittime che sono molto più gravi di quello che è stato il 4. E dirò di più, siccome i reati sono, come dire, non legati alla quantità, se lei ruba 3 cappotti o 3 loden, oppure ruba 30 milioni di euro, viene incriminato comunque. Sì. Allora, la P3-P4, eccetera, la densità o la quantità di reati, e quindi quelli di La Vitola, quelli di Papa, quelli di Bisignani, possono essere anche di cose più significative, ma sono identiche reati compiuti da lei, da me, da chiunque faccia qualcosa a favore di qualcun altro attraverso una lobby. Caso Iori. Sì. Il caso Iori è, dal punto di vista di quello che noi abbiamo fatto, io e lei, esattamente identico a quello che si attribuisce a Bisignani o alla Vitola. Cioè, si tratta di qualche cosa che tu fai a vantaggio di qualcuno, sulla base di conoscenze. Le conoscenze non sono un crimine. Ripeto, la massima espressione di quella lavitolaggine o bisignaninaggine di cui si parla, per cui hanno arrestato questa gente, la volevano arrestare, si chiama signora Maria Angiolillo, da poco scomparsa, titolare di un salotto importantissimo a Roma, in cui tutti i governi, da quelli di destra a quelli di sinistra, dai tempi di Fanfani fino a quelli di D'Alema e di Berlusconi, sono andati per trovarsi tra magistrati, ministri, sottosegretari, imprenditori, Della Valli, Romiti, Geronzi, a discutere questioni che riguardano il potere. Sì. Allora, qualcuno ha mai chiesto l'arresto di Maria Angiolillo? No. Quella il cui marito ha inventato Letta? Allora, in un'Italia civile, come era quella democristiana della Prima Repubblica, esisteva il Parlamento, esisteva il Senato, esistevano anche i salotti dove le persone decidono delle cose, così come decidono i partiti la linea da tenere per votare un'azione o un'altra. Io sono favorevole al condono, cioè la possibilità che esistano lobby o esistano persone che si riuniscono e che telefonano non è un crimine, caro Woodcock. Vai a scuola, torna all'asilo, non inventarti Tappa e La Vitola e Bisignani per fare il bellimbusto. Questa è l'unica realtà. I soli criminali che meritano la galera sono quelli che inventano i reati, ce ne sono altri. E il fatto che oggi un giudice attento, a cui è arrivata per caso l'inchiesta, non se l'è scelta lui, visto che La Vitola non andava arrestato, mi pare clamoroso, per quanto lei, anche lei, e una quantità di giornalisti che seguono le mode, hanno scritto ingigantendo un pirla.
Hanno preso un Pirla, l'hanno fatto diventare una specie di Diabolic. Non era Diabolic, è un Pirla. Tant'è che tornerà libero entro domenica, così a sembra. Guarda caso, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la richiesta di arresto equivale a un sequestro di persona. Per questo sequestro di persona, se l'avessero arrestato, dovrebbe pagare e non pagherà Woodcock, ma anche per averlo pensato. Cioè, io uso le carte dello Stato, la legge dello Stato, l'autorità del magistrato per prendere uno e farlo diventare Diabolic. Ed è un pistola. La definizione di La Vitola è pistola, la definizione di Bisignani è pirla. Non si arresta qualcuno per pistolaggine o pirlaggine, né li si fa diventare degli eroi che fanno delle azioni criminali attraverso un ingigantimento della loro figura, perché il negativo, lei sa bene quanti hanno scritto le lettere ai vari assassini criminali, Omar, eccetera. Stati capaci di inventare uno che per 20 anni è stato in Parlamento, in transatlantico, per 25 anni, vedendo tutti, D'Alema, Veltroni, tutti gli hanno parlato ed era lì, erano considerato da tutti un pirla, tutti ipocriti come sono, hanno consentito di ingigantirlo come se fosse un eroe. Perché non l'ha intervistato da lei, ma dice, lei conosceva La Vitola? Forse. No, lei lo conosceva. Non li ho visti parlare. E gli poteva dire, pensava di La Vitola? Pensavo niente. Il niente che è lecito pensare di una persona, che sarà anche magari una brava persona, che sarà anche magari uno che ha una sua intimità familiare, degli affetti, delle amanti. Avrà magari un amante che è compagna. Attento, attenzione, attento. No, sì. Avere, ecco, per il massimo che vuole aver fatto, essere andato a letto con la moglie di un ministro. Sì, è ipotesi. Moglie, potrebbe essere, per esempio, ecco, dirne una, potrebbe essere il fidanzato della moglie di Schifani. Ecco, perché è il presidente del Senato. Potrebbe, questo è un reato. Mi piace per Schifani, non credo che Schifani... No, per carità, siamo nell'ambito di una fantasia la più sfrenata, come no? È il massimo che si può attribuire alla Vitola, In compenso, io vengo da Potenza, tutta la città di Potenza dice che Woodcock era l'amante della Sciarelli. Ma però... Allora, questa cosa qua comporta un crimine? No, uno per niente. Uno potrà andare con chi gli pare? Certo, lasciamo che, uno faccia quello che gli pare. Che si chiami Berlusconi o che si chiami La Vitola. Non si gigantisca La Vitola, semplicemente perché cerca di ottenere qualche vantaggio dalla conoscenza con un politico arrivato ormai allo sfinimento politico che è Berlusconi, il quale per indulgenza umana ha concesso alla Vitola di parlargli 5 volte e Bisignani, glielo dico io, lo ha visto una volta. Lui conosce di Bisignani le vicende umane e politiche tra prima e seconda repubblica come conosce l'opera omnia di Epicuro, e cioè nulla, zero. Certo che l'opera omnia di Epicuro non la conosce, o l'opera omnia di Seneca, ecco, non la conosce. E lui la stessa cosa gli dice, lei gli dice Bisignani, dice boh, e gli dice Maria Angiolillo, boh. Anzi, dirò di più, che l'unico che non è mai stato, presumo, o forse sarà stato una volta anche lui, perché era impossibile non andarci a pranzo dall'Angiolillo, è Berlusconi. Però se noi dovessimo indagare come, diciamo, simbolo, come figura emblematica di quello che si chiama P3, P4, eccetera, dovremmo fare un processo alla storia, e per questo sarebbe utilissimo Vespa, sulla figura di Maria Angiolillo. Lì non l'avrei mai arrestata, ma avrei visto la statura che si vuole attribuire a questi due nani che si chiamano La Vitola e Bisignani. E siccome per mesi ho letto che sono dei criminali efferati che hanno fatto chissà che, e oggi mi ritrovo uno dei due, e anche l'altro, e anche Papa, vedrà che verranno completamente prosciolti, di cui si dice che l'arresto era in debito, mi dico, chi lo ha chiesto, che cosa ha fatto? Ha fatto cattiva informazione, ha fatto cattiva azione giudiziaria, ha creato un falso allarme sociale, ha inventato una cosa che non c'è, ha stabilito che il governo era influenzato dalla Vitola. Ma è una cosa da pazzi! La Vitola a fare un affare a Panama, a decine di imprenditori italiani, è un affare come tanti che si fanno, esistono per questo, c'è addirittura un Ministero del Commercio per gli Esteri, c'era una volta il Ministero del Commercio, su cui evidentemente qualcuno avrà agito, come l'ambasciatore che è il presidente della non parliamo di lui perché è un'altra storia ancora, ma voglio dire, è pieno di persone
che hanno avuto delle funzioni per i rapporti commerciali tra paesi. E questo cosa c'entra? Vuol dire influenzare un governo? Sì. Perché uno va a Panama una volta con Berlusconi? Sì, e sì. Chi se ne frega? Però lei fa della valle con Berlusconi da qualche parte, certo, del mondo. Certo, lei fa molto bene a ricordare il salotto dell'Angiolillo come la terza camera fu definita a un certo tempo, no? La terza camera. No, ma lì non c'era nessuna pericolosità, ehi, ma c'erano quelle funzioni di cui Letta era cerimoniere, sì, e siccome è morta l'Angiolillo, Letta è diventato culo e camicia con Bisignani. Bugia! Letta è uno che conosceva Bisignani, perché l'aveva incontrato in diversi luoghi, e aveva con lui una certa confidenza, sono stato amico del padre, tanto Bisignani è un buon romanziere, ha fatto dei bei romanzi già. Bisignani è una specie di Gioacchino Genchi, sì, con l'apparato governativo. Gioacchino Genchi era dell'apparato dei magistrati, che è un potere separato, come diciamo, un potere dello Stato e contro lo Stato, come andrebbe finalmente schiarito in una quantità di idiozie giudiziarie senza precedenti. E Gioacchino Genchi era lo strumento che portava le sue intercettazioni a De Magistris. Bisignani poteva avere, molto più in piccolo, un ruolo di fiancheggiatore governativo, e uno, sì, non può fiancheggiare il governo. Se lo ricorda Cencelli? Come no, il metodo Cencelli non è un nome di una cosa, è una persona vivente che ha poco più di 70 anni, sì, è ancora vivo, sì, 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 il quale è una persona che lavorava come funzionario per stabilire le quote dei ministri e senatori relativamente al peso dei partiti. E quello che cos'era? Un lobbista anche lui? Perché non facciamo un processo a Cencelli postumo, essendo tra l'altro vivo? I ragionamenti sono, ma è una cosa da pazzi. Tornino a studiare, guardino una speculazione che ha distrutto la Campania, questa gentaglia di magistrati che perdono tempo con Papa. Guardino cos'è diventata questa zona distrutta dalla speculazione dei delinquenti. Altro che perdere tempo con la vitola e con le donne che si scopa la vitola. A proposito di questo argomento, noi ieri abbiamo conosciuto in aeroporto un personaggio sì bizzarro che ha sollecitato la nostra curiosità. Questo sempre per suoi racconti e per suo, naturalmente. Lei è una cornucopia, perché tutti i giorni ci fa conoscere dei personaggi meravigliosi. Quello lì di Avellino, quello potrebbe essere un Tarantini, un Lavito, l'ante Ritteram. No, un'altra storia. Moschillo è incolpevole. Ah, ecco. Moschillo, che è John Richmond. È buon vecchio Richmond, sì. È un uomo che ha molto ben lavorato nella moda. Ehi. Foriero di benessere, però, foriero di materia, sì, prima, vero? Appunto, e naturalmente la moda è fatta di modelle. Eh certo. Le modelle hanno i loro modi. Certo. È da una modella richmondiana. Sì. Naturalmente tenuta nella debita funzione e posizione, sai che la modella va tenuta in due posizioni, sì, quella eretta, certo, e quella distesa. Non c'è dubbio. Ecco, nelle funzioni eretta e distesa, sì, una di queste modelle ha dato, come dire, la parte migliore di sé a Moschillo, certo, la parte peggiore l'ha data ai magistrati invece, raccontando delle cose che non ha visto. Certo. Credo una di queste ha dichiarato di avere visto spogliarsi a casa di Berlusconi delle ministre, per esempio, no? Ah, vedi? Era cosa, stata cosa non vera? Cosa non vera? Era stata lei a dire. Da una millantatrice. Sì. Da questa millantatrice, da dove nasce? Da dove viene fuori? Ecco.